Hello Freaks, oggi voglio raccontarvi una storia dolorosa, tristemente italiana e che non lascia indifferenti. Vi parlerò oggi della storia di una donna buonissima, di una suora devota a Dio e generosa con i bambini e i ragazzi. Si dice sempre che sono i migliori ad andarsene, e spesso è vero. Questa storia ne è la dimostrazione. Ma se siete curiosi di scoprire chi sia questa donna e cosa ha dovuto subire, spegnete le luci, mettetevi comodi e iniziamo. Siamo nell'anno 2000, in Italia, ma per iniziare bene questa storia vi devo portare ancora più indietro nel tempo. In realtà la storia inizia con la nascita di Maria Laura Mainetti, all'anagrafe Teresina Elsa Mainetti, nata il 20 agosto 1939 nel comune di Colico, in provincia di Como. Per comodità la chiamerò per tutto il video Maria, anche perché è con questo nome che viene più ricordata, oltre che riconosciuta. Maria riceve il battesimo a Villatico di Colico il 22 agosto 1939 e la decima figlia di mamma Marcellina e di papà Stefano Mainetti. Pur essendo nata a Colico, si sente una tartanola, cioè un abitante di Tartano, in dialetto. Quest'ultimo è un paesino delle montagne orobiche della Bassa Valtellina, dove nacquero i suoi genitori e dove questi ci vissero anche alcuni anni da sposati, per poi appunto mettere su famiglia a Colico, dove nasce proprio la nostra Maria. Purtroppo a pochissimi mesi di vita, sua madre Marcellina muore a causa di un'infezione postparto. Essendo anni difficili da vivere a causa dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale ed essendo la più piccola della famiglia Mainetti, Maria si separa dal padre e dai fratelli. Viene portata proprio alla città di Tartano, dalla nonna materna. Nonostante il dolore della perdita e l'orrore della guerra, la piccola Maria riceve tutta la forza dell'amore. Impara proprio dai racconti su sua mamma a morire per dare la vita. Impara a crescere e a farsi strada al beneficio dei più sfortunati. In poche parole, le viene insegnata la dottrina cattolica di cui si innamora follemente e ne farà tesoro fino alla fine dei suoi giorni. A dar forza a questa grande fede verso Dio dentro di lei sono le parole dette da un sacerdote. Della tua vita devi fare una cosa bella per gli altri. Questo invito, rivoltole da quest'uomo di chiesa durante una confessione, è decisivo quanto cruciale. Maria capisce che il suo scopo è quello di aiutare il prossimo, di essere misericordiosa e fare la differenza. Ama profondamente la sua famiglia, il mondo, le sue vallate, ma ama anche Dio, e quest'ultimo amore la porta lontano. A 18 anni fa la scelta della sua vita. Entra nella congregazione delle Figlie della Croce, una congregazione religiosa molto antica, e dedita l'insegnamento all'aiutare i malati, i più deboli e i bisognosi. Esattamente tutto quello che Maria sente di voler fare. Nell'agosto del 1959 diventa ufficialmente Suor Maria Laura. La missione di Suor Maria è semplice quanto importante. I giovani. Si focalizza molto sull'educazione giovanile alla Chiesa. Molti sono i problematici, o anche gli emarginati, che chiedono a lei sostegno e conforto. Lei, col tempo, diviene una donna semplice, minuta e bassina. Ma è così grande il suo amore che lascia tutti di stucco. Le suore della sua comunità la descrivono così. Era instancabile, sempre svelta e leggera, serena, come spinta da una forza invisibile e invincibile. Sempre pronta ad accogliere, a rimboccarsi le maniche per servire, a scomodarsi per recare aiuto e conforto dove era richiesto e dove scopriva una situazione di sofferenza, di povertà, di disagio di qualunque tipo. Amava tutti, ma i suoi prediletti erano gli ultimi. In loro vedeva il Cristo sofferente. È il mio Gesù, soleva dire e accorreva senza farsi attendere. Viaggia molto la nostra Suor Maria.
Molte famiglie disastrate si sono rivolte a lei. Persone senza più una lira in tasca. Gente con passati di vizi tra alcol e sostanze. Persone malate di malattie terribili. Sole, anziani, senza più nessuno. Vive appieno la sua dottrina ed è ciò che la rende una persona speciale. Sono tante le sue frasi colme di saggezza, spiritualità e fede, degne di una santa. Al di là della fede, è innegabile di come Maria sia una donna pura e semplice, dedita agli altri e pronta a seguire il Vangelo per pura vocazione. Si stabilisce nel convento di Chiavenna, una città tranquilla dove non succede mai nulla. Un posto perfetto per una donna perfetta. Purtroppo quella città sarà la sua tomba. Non può minimamente immaginare che tra le vie, nella mente di alcune persone, si annida l'opposto di Dio, il demonio, pronto a colpire quando meno ce lo si aspetta. Un'anima pia sta per essere eliminata. Sono circa le 21:40 del 6 giugno del 2000. Nel convento delle Figlie della Croce, di Chiavenna, si sente un suono. Un telefono che squilla. È forte l'eco che rimbomba tutto intorno. L'intera struttura riposa nel silenzio e nell'oscurità della sera. Una delle tante suore della struttura risponde a quel telefono e dall'altra parte della cornetta c'è una persona che sta cercando proprio la nostra suor Maria Laura Mainetti. Lei è oramai diventata da tempo la superiora del convento, per cui deve essere una richiesta importante se qualcuno chiama a quest'ora per scomodare la superiora. Suor Maria, sempre umile e disponibile, viene svegliata e prontamente si mette al telefono con questa persona che ha chiesto di parlare con lei. Dopo poco, la suora mette giù la cornetta, contatta il parroco della struttura, Monsignor Ambrogio Balatti, e lo avverte che deve assentarsi un attimo. Suor Maria esce, così, durante la notte. In quel momento nessuno nel convento sospetta ciò che sta per accadere. Il tempo passa. Il sole sorge, come Dio ogni mattina ha comandato. È l'alba del 7 giugno del 2000. Il piccolo paese di Chiavenna si sveglia, come anche le suore al convento delle Figlie della Croce. Ci si accorge quasi subito, però, di come la superiora, la nostra buonissima Suor Maria, non c'è più, non è ancora tornata. La sua stanza è rimasta come l'aveva lasciata la sera prima, subito dopo aver parlato al telefono con quella persona. Ma lei non c'è. Tutto questo è molto sospetto. Non ha mai avuto l'abitudine di scomparire così, senza preavviso. Anche il sacerdote, Monsignor Ambrogio Balatti, si accorge che la suora non è tornata. Spiega alle altre suore del convento che Suor Maria Laura gli aveva detto che si sarebbe allontanata per un po'. Ma adesso, dove era finita? In poco tempo, nella casa di Dio, cresce la tensione. La faccenda è preoccupante e non c'è una spiegazione apparente sul comportamento di Suor Maria e di questa strana e presunta fuga notturna. Viene cercata in giro per il convento, ma non si trova nulla. E anche questo è strano. Lei ha 60 anni, non può essere andata così tanto lontano. Che sia rimasta fuori. Ma mentre il convento cerca di risolvere il mistero della scomparsa di Suor Maria Laura, un residente di Chiavenna fa una macabra scoperta. Durante la sua passeggiata mattutina, intorno alle 6 del mattino. In un angolo nascosto di una stradina isolata, giace per terra il corpo senza vita di un'anziana signora, coperta di sangue. Naturalmente sul posto vengono chiamati immediatamente i carabinieri, ma sul momento non riescono a riconoscere il corpo di questa povera vittima. Il sangue le copre il viso e occorre un'autopsia per identificare questo corpo. Ma il convento delle Figlie della Croce, il Monsignor Ambrogio Balatti, ha già capito che non serve aspettare così tanto per comprendere in realtà è proprio Suor Maria Laura Mainetti. L'autopsia comunque si rivela essere fondamentale e fa gelare il sangue a tutti gli abitanti del borgo. Si tratta davvero di Suor Maria Laura, morta sotto i colpi di ben 19 coltellate, in parte al viso e in parte alla schiena. Questi dettagli terrorizzano tutti, perché nessuno si sarebbe mai aspettato un evento simile. Gli omicidi in quella parte d'Italia sono così rari da vedere. Figuriamoci quello di una suora, così ben voluta poi. Tutti la conoscevano, tutti sapevano chi era. Com'è possibile che una così buona donna di Dio, generosa e disponibile con i giovani e con i più sfortunati, sia stata vittima di un così atroce delitto? Quale demone sarà stato a compiere un gesto così orribile? Ecco che le indagini iniziano e l'atmosfera di panico cala come nebbia nella città di Chiavenna. Come da prassi, vengono interrogate le ultime persone che hanno parlato con la suora.
Una di queste è la suora che ha passato il telefono a Maria quella sera. Le spiega che al telefono parlava una voce giovanile, una ragazzina di nome Erika. Questa misteriosa Erika avrebbe detto al telefono di essere in grande difficoltà e che la madre superiora, ovvero suor Maria, in quei giorni stava cercando di aiutarla. Il che non è insolito. Suor Maria era rinomata per aiutare i più bisognosi, per cui non c'è da stupirsi se qualcuno, anche d'improvviso, abbia deciso di dare un colpo di telefono per chiederle sostegno. La seconda persona interrogata è Monsignor Ambrogio Balatti, il prete del convento, che quella sera aveva saputo da Suor Maria che sarebbe uscita fuori. Monsignor Ambrogio spiega che la madre superiora è andata fuori dal convento recandosi in piazza del castello per vedere proprio questa famosa Erika, essendo questa ragazza ad averla chiamata. La ragazzina pare essere in una situazione precaria, poiché è rimasta incinta a seguito di un abuso. Monsignor Ambrogio Balatti è a conoscenza di tutto questo, perché Suor Maria, la vittima, raccontava spesso di questa Erika. Ha cercato in tutti i modi di salvarla, anche se questo significava uscire dal convento alle ore 22, col buio della notte, in piazza del paese. Per i bisognosi, Suor Maria avrebbe fatto questo e altro. Nutrendo un brutto presentimento, Monsignor Ambrogio quella notte va a controllare prima in piazza, in sella alla sua bici, per controllare se fosse tutto a posto. Tutto questo però prima che la suora uscisse fuori dal convento. Monsignor racconta di non aver visto nessuno di sospetto, tranne un adolescente appoggiato che stava al telefono, molto probabilmente la stessa Erika che aveva chiamato poco prima. Monsignore poi avrebbe pedalato la sua bicicletta su per la strada, di ritorno al convento, e si sarebbe imbattuto proprio in Suor Maria Laura. Lui chiese a Suor Maria Laura che cosa stesse accadendo, e lei rispose che stava andando tutto bene e che era riuscita a convincere la giovane a seguirla in convento. Spiega alla suora quella sera che in quel momento Erika si sarebbe nascosta vicino a un veicolo perché un uomo aveva attraversato la strada, dove stavano parlando in piazza del castello. Non voleva farsi vedere dalla gente, che avrebbe potuto riconoscerla. Il prete poi se ne sarebbe andato, tranquillo, che la situazione, per quanto strana, non sia così inusuale, specie per un'attivista così disponibile come Suor Maria, abituata ad avere a che fare con ogni tipo di giovane problematico. Purtroppo, Monsignor Ambrogio è stato l'ultimo a vedere Suor Maria Laura viva. Da lì in poi, il nulla. La suora viene ritrovata il mattino seguente senza vita, il che restringe il campo. Che c'entri proprio questa famosa Erika? Di sicuro in quelle ore della sera è successo il fattaccio. Ed Erika, di sicuro, sa qualcosa. Ma chi è questa ragazza? Dove abita? Qual è la sua situazione? Dove si trova? Ha subito davvero questo abuso? Forse anche a lei era successo qualcosa? Forse anche lei era una potenziale vittima? La difficoltà per gli inquirenti quel giorno è proprio trovare quell'adolescente, che per loro deve essere sicuramente in pericolo, soprattutto per il fatto che è incinta, ma a parte il suo nome non si ha nulla su di lei, nemmeno il cognome. Dalle descrizioni riportate da Suor Maria al convento, pare che questa Erika abbia i capelli bruni, corti e mossi, guance rosse e un fisico normale. Un ritratto composito viene mostrato alla comunità e qualcuno pare essere simile. Ma si tratta di una falsa pista. La vera Erika, al momento, non si trova da nessuna parte. A quel punto, agli inquirenti viene in mente un'idea brillante. Ripensano alla testimonianza di Monsignor Ambrogio Balatti, il quale ha raccontato che Erika era al telefono quella sera, quando è arrivato in piazza del castello. Cercando nel traffico telefonico in questa zona, riescono così a isolare il numero della giovane. Vengono sfogliati i tabulati telefonici che sono passati nella zona di Piazza del Castello, così da isolare conversazioni e SMS. E mentre i carabinieri continuano ad indagare, il 9 giugno si tengono i funerali di Suor Maria Laura davanti a una folla venuta a porgere l'ultimo saluto. A Chiavenna sono tutti in lutto. Molti pensano che è praticamente impossibile che il o i colpevoli siano gente del posto. Essendo un piccolo borgo, abitato da poche anime, ci si conosce praticamente tutti. Sembra strano che in quella ridente e tranquilla cittadina viva nascosta una forza così oscura da non risparmiare la vita ad una povera suora. Ma non a caso ho usato parole come demonio o forza oscura. Ora vi spiego il perché.
Mentre si analizzano i dati di quei telefoni, una nuova analisi della scena del delitto rivela una scritta a malapena visibile e a dir poco inquietante. Una sequenza di numeri, 666, il numero del diavolo. Immaginate i cittadini e tutti i membri del convento alla scoperta di questa orribile notizia. Che cosa vorrebbe dire tutto questo? Che cosa è successo realmente? Suor Maria Laura forse è stata uccisa da dei satanisti? O forse lei stessa faceva parte di qualche culto? Le ipotesi sono troppe e una pare contraddire l'altra. Tra assurde teorie si pensa al peggio e non ci si raccapezza sul chi possa aver fatto in quella città una cosa simile. Che si tratti di un brutto scherzo o di una cosa premeditata. Una cosa è certa. Suor Maria Laura non meritava tutto questo e il responsabile deve categoricamente essere trovato. Nessun incidente, nessun evento strano o accidentale. Qualcuno è l'artefice di questo delitto. Che sia proprio Erika. Dove diavolo è finita questa ragazza? Tra i popolani circola però una teoria. Per loro è chiaro, l'assassino non è di quelle parti. Secondo loro il mostro che ha fatto tutto questo può essere o un tossicodipendente o un immigrato. Questo perché si ricollegano ad una notizia locale. Pare che poco tempo prima questo fatto, nel 1999, era stato ritrovato, morto, il prete Don Renzo Beretta a Ponte Chiasso, una cittadina a 100 km da Chiavenna. Il motivo dell'omicidio era il denaro. Il prete non aveva soldi da dare a quell'energumeno, così quest'uomo lo ha fatto fuori, pugnalandolo. Questa storia aveva suscitato scalpore al tempo e chissà se i due casi possono essere collegati. Suor Maria rischiava grosso col suo mestiere. Aiutava, certo, ma persone molto strane, e magari una di queste, chissà, si sarebbe approfittata della bontà della donna, colpendola quando meno se l'aspettava. È un giallo parecchio intricato, che infanga il buon nome del paese stesso e quello di Suor Maria Laura, una donna così devota che sembra impossibile che al mondo qualcuno abbia voluto così male da toglierle la vita a 60 anni. Ma ecco che, il 28 giugno del 2000, 12 giorni dopo il delitto, avviene una drammatica svolta negli eventi. I tabulati sono stati analizzati, le indagini producono dei risultati promettenti. Un faro di luce viene acceso in questo oceano di dubbi. Un nome salta fuori. È proprio quello di Erika. La ragazza è stata ritrovata. Quel 28 giugno non solo viene ritrovata e arrestata Erika, ma anche altre due ragazze. Ambra Giannasso e Milena De Giambattista, entrambe 17enni. La cosa sconvolgente è che Erika, facente parte di questo trio, non è neanche il suo vero nome. Lei si chiama Veronica Pietrobelli ed è la più giovane, ha solo 16 anni. Tutte e tre comunque vengono pubblicamente arrestate per l'omicidio di Suor Maria Laura Mainetti. I carabinieri sono riusciti a rintracciarle seguendo i tabulati telefonici, analizzando tutte le chiamate effettuate dai cellulari in zona Piazza del Castello, la notte del delitto, il 6 giugno. E tra i vari sms scambiati, dopo l'omicidio, si sono imbattuti in conversazioni tra queste tre ragazze adolescenti, Ambra, Milena e la nostra Veronica, conosciuta da Maria Laura come Erika. Parlavano del delitto e dell'impossibilità dei carabinieri di rintracciarla. Inoltre Veronica, la non Erika, il giorno della tragedia si è tinta i capelli di rosso per non farsi riconoscere, molto probabilmente cercando anche di non farsi, in seguito, scoprire in giro. Ad ogni modo, le persone della città di Chiavenna sono scioccate. Fino ad allora tutti pensavano che l'assassino non provenisse dalla loro comunità. E di certo non si aspettavano che si trattasse di tre ragazzine del posto, adolescenti per di più. Le tre vengono interrogate a lungo per capire cosa sia successo e ammettono di essere state loro a farlo. Secondo la versione fornita, questo è quello che sarebbe accaduto quella sera. Il 3 giugno 2000, tre giorni prima della morte della suora, Veronica si presenta da lei in convento, dicendole di chiamarsi Erika e di trovarsi in una situazione disperata. La storia la sappiamo. Questa presunta Erika sarebbe rimasta incinta a causa di un abuso
Addirittura avrebbe temuto che i suoi genitori la cacciassero di casa. Ma Veronica non è affatto incinta, è tutta una bugia. Suor Maria Laura le dice di non preoccuparsi e che avrebbero trovato presto una soluzione. Suor Maria allora chiama una sua amica che lavora nell'associazione cattolica Centro Aiuta la Vita. È un centro che aiuta le donne del paese con una gravidanza difficile o indesiderata, oltre a sostenere le giovani madri prive di mezzi o sprovviste delle capacità necessarie a fornire delle cure adatte al figlio. Quindi Suor Maria chiama l'amica dell'associazione e le parla della situazione di questa Erika. Anche l'amica dell'associazione si presta ad aiutare Erika, ma deve prima incontrarla. Suor Maria Laura ha quindi un'idea. Non volendosi inimicare Erika né spingerla ad abortire, dice l'amica dell'associazione: quello che faremo è che stasera andrò a vedere Erika in un posto a Chiavenna per parlare con lei e tu farai finta di passare per caso. Da lì ti presenterò e potrai discutere con lei della sua scelta di tenere o meno il bambino. Succede che, una sera prima dell'omicidio, Suor Maria Laura va al punto d'incontro e parla con Erika. Poco dopo arriva questa amica dell'associazione e quando Suor Maria Laura la presenta ad Erika, la giovane si alza e se ne va, dicendo che aveva delle cose da fare. La povera Suor Maria pensa in quel momento di aver messo a disagio la giovane. Racconta alle sorelle del convento di come si sentisse in colpa per essere stata così goffa nei confronti della ragazza, portando qualcuno al loro incontro in segreto. Pochi giorni dopo, la sera fatidica del 6 giugno, Veronica, alias Erika, richiama in convento Suor Maria Laura e le chiede di raggiungerla fuori per parlare della situazione. Lei, come sappiamo, accetta e soprattutto decide di andarci da sola per non causare ulteriori guai come la prima volta. E anche qui sappiamo com'è andata. Suor Maria va a riferire a Monsignor Ambrogio Balatti della sua uscita serale. Lui va a controllare in piazza, assicurandosi che non ci fossero pericoli nei dintorni. Suor Maria Laura esce e non poteva sapere che Veronica, alias Erika, era accompagnata dalle sue due amiche, Ambra e Milena. Il trio si era riunito quella fatidica notte perché il loro piano era quello di attirare l'incauta suora fuori dal convento senza che lei sospettasse della trappola. Avevano premeditato di farla fuori definitivamente. Quando Suor Maria Laura arriva in piazza del castello, parla con Erika e si offre persino di accompagnarla in convento, il tempo per pensare a cosa volesse fare con il suo ipotetico nascituro. Erika allora accetta di seguirla, ma dice che doveva prima prendere le valigie dall'auto dell'amica e le dice: «Ci metterò poco». In quella pausa Suor Maria Laura incontra il prete, lui se ne va e poco dopo viene attaccata. Ed è proprio in quel momento che Milena e Ambra entrano in gioco in questa trappola. Convincono la suora a seguirle in un vicolo buio, isolato nei dintorni della piazza, dove hanno detto di avere la macchina con le valigie della falsa Erika. Ed è a quel punto che avviene il delitto. La sequenza degli eventi è diversa da una fonte all'altra, ma quel che è certo è che una delle ragazze, probabilmente Milena, prende un pezzo di mattone dalla sua borsa e colpisce la suora in testa. Ambra, a sua volta, colpisce la suora con un sasso, ma in faccia. Poi Milena e una delle altre due ragazze tirano fuori un coltello dalla loro borsa. A quel punto, Suor Maria Laura, completamente disorientata a causa delle percosse, chiede loro che cosa stessero facendo. Le tre assassine la insultano. La suora si inginocchia a pregare, chiedendo a Dio di perdonarle, mentre le tre le stavano infliggendo 19 colpi, a turno, uno dopo l'altra. Sarebbe stata Ambra a ordinare alle altre due ragazze di continuare a pugnarla, ma di questo non ne siamo certi. Una volta finito l'atto crudele, le adolescenti si sono pulite le mani e il coltello in una fontana pubblica e hanno chiamato un amico affinché venisse a prenderle in macchina. Ora non rimane altro che chiederci: ma perché lo hanno fatto? Qual è il movente di questa tragedia? Inizialmente le tre affermano di aver tolto la vita alla suora perché erano annoiate, volevano un po' di azione. Ma per l'accusa questa spiegazione non ha molto senso. C'è per forza qualcos'altro dietro, tanto più che gli inquirenti scoprono, grazie ai cellulari e ai computer delle adolescenti,
che queste nutrono un certo interesse per l'occulto e il satanismo. Le ragazze poi raccontano di come il tutto sia stato fatto per un rito satanico. Per diversi anni avevano lavorato insieme per trovare modi diversi per dedicarsi completamente a Satana. Avevano già da tempo rubato e bruciato una Bibbia davanti alla chiesa del paese, in segno di sottomissione al demone. Ma senso loro, quell'atto non era abbastanza, serviva qualcosa di più. Prima pensarono di togliere la vita ad una donna incinta o ad un bambino, poi al parroco, proprio Monsignor Ambrogio Balatti, perché il sacerdote è una figura importante. Sarebbe stato un ottimo modo per loro di rendere omaggio al re dei diavoli. Dovettero convenire sul fatto di poter sopraffare un uomo più alto e corpulento di loro. Come è Monsignor Ambrogio? Ed è a quel punto allora che decidono di uccidere Suor Maria Laura. È stata l'ultima scelta, ma la più promettente. Era piccola, debole, oltre che anziana. La vittima perfetta, insomma. Veronica, Milena e Ambra hanno messo così in atto un piano per diversi giorni. Come sappiamo, Veronica ha dovuto interpretare la parte di Erika, l'adolescente in difficoltà, perché sapeva che così facendo, la loro vittima, Suor Maria, si sarebbe avvicinata spontaneamente e con tutta la dedizione del mondo. L'hanno così attirata con l'inganno e, secondo alcune fonti, avrebbero dovuto dargli 6 pugnalate ciascuna. 666, come il numero del diavolo. Ma una di loro avrebbe forse inavvertitamente dato una pugnalata in più. Dopo questa follia, perché non credo ci sia altro modo per definirla, le tre hanno chiamato un amico affinché venisse a prenderle, lasciando costui completamente ignaro dell'atto appena compiuto. Così sono andate le cose. Nessuno in un primo momento ci ha creduto, ma poi si sono arrese alla verità. Non resta altro che prendere provvedimenti in aula di tribunale. Il processo inizia presso il tribunale per i minorenni di Milano nel febbraio 2001. Il giudice decide che l'intero procedimento giudiziario si svolgerà nell'ambito di una procedura accelerata, il famoso rito abbreviato. Chiede che le tre giovani donne si incontrino una alla volta con degli esperti psichiatrici per determinare se fossero consapevoli di ciò che stavano facendo, se la loro passione al satanismo avesse alterato la loro consapevolezza. In poche parole, cercano di capire ancora di più il perché si siano interessate così tanto al diavolo. Pare che vengano da buone famiglie, apparentemente normali e senza precedenti di violenze. Salta fuori però, effettivamente, una nota importante. Le tre erano già conosciute per avere dei problemi di alcol. Loro hanno sempre detto di non amare la vita chiavenna, la trovano monotona e priva di opportunità. Hanno sempre voluto evadere da questa quotidianità, che le ha sempre oppresse e mai fatte vivere per davvero. Questo è il motivo per cui si sono messe al servizio di Satana, se così possiamo dire. Sia per noia, sia per voglia di fare qualcosa che andasse al di là della vita tranquilla della cittadina. Le tre sono appassionate di Marilyn Manson. Hanno rubato una Bibbia che hanno poi dato alle fiamme. Hanno macchiato i muri dei cimiteri con segni relativi all'anticristo. E il passo successivo sarebbe stato un vero e proprio omicidio, cosa che poi è avvenuta effettivamente. Viene detta una cosa particolare che ci fa capire il tipo di mentalità che queste tre giovani avevano. Praticamente, un mese prima dell'omicidio di Suor Maria Laura, il gruppetto si era incontrato per un rito particolare. Si ferirono un dito e versarono un po' del loro sangue in un bicchiere che bevvero ciascuna a turno. Lo chiamavano il loro patto di sangue. Si sentivano unite in tutto e per tutto. Ma al di là di questi aneddoti, ora ritorniamo al processo. Le perizie sono sottoposte al tribunale e sono diverse dalle prime constatazioni fatte l'anno precedente, durante l'arresto delle tre giovani. Questo perché, in questa seconda perizia, viene dichiarato ufficialmente di come Milena, Veronica e Ambra abbiano un disturbo di personalità che ha compromesso il loro giudizio al momento dell'atto. Gli esperti aggiungono che il vero motivo non è stato il satanismo, ma il difficile passaggio all'età adulta e alla noia. Quello del culto sarebbe semplicemente un hobby che ha permesso loro di incanalare tutta questa rabbia. Nell'ultima udienza dell'agosto 2001, il pubblico ministero ha chiesto 12 anni per Ambra, 11 per Veronica e 10 per Milena. Dal termine del processo, Veronica e Milena vengono riconosciute parzialmente irresponsabili per il loro gesto, così la loro condanna si riduce a 8 anni e mezzo.
L'ultima rimasta, Ambra, viene completamente assolta da tutte le accuse. Il pubblico ministero fa immediatamente ricorso nell'aprile 2002. Così, durante il processo d'appello, Ambra, l'unica assolta, viene effettivamente condannata a ben 12 anni di reclusione. Le altre sentenze sono rimaste invariate, per quanto riguarda le altre due ragazze già incarcerate. Anche la Corte di Cassazione conferma tutte e tre le sentenze, ma quelle pene non vengono recepite come giuste dalla popolazione. Nell'ottobre 2005, quasi per renderle giustizia, la diocesi di Como avvia una procedura per la beatificazione di Suor Maria Laura. È ufficialmente beata Suor Maria Laura Mainetti adesso. A Chiavenna il suo nome viene dato ad una scuola elementare e ad un'associazione, per non parlare poi dei tanti siti web realizzati in sua memoria. La sua tomba continua a fiorire e molti le rendono omaggio. Per quanto riguarda le tre giovani donne, c'è qualcosa da dire. Scontano solo una parte della loro pena. Veronica viene rilasciata nel 2004 e si stabilisce a Roma. Milena nel 2006 e vive a Verona, mentre Ambra esce dal carcere nel 2007 e si trasferisce a Torino. Mantengono tutte e tre legami con le loro famiglie, che non le hanno mai abbandonate. Oggi è impossibile rintracciarle, perché hanno cambiato identità. Nessuna foto passata e presente è mai stata diffusa. Nel 2021, quando Papa Francesco autorizzò il riconoscimento dello status di martire a Suor Maria Laura Mainetti, le tre responsabili della sua morte non si sono fatte vive. Oggigiorno, la storia di beata Suor Maria Laura è diffusa e lodata. Moltissime sono le sue parole tramandate nel tempo. È diventata così un simbolo di umiltà e devozione. E nell'ammirare una donna come lei, una delle poche al mondo ad essere stata così pura e da imitare, vi dico che è così che si conclude la storia del caso di beata Suor Maria Laura Mainetti, figlia della croce. E questo è tutto per oggi, Freaks. Fatemi sapere che cosa ne avete pensato di questa storia e se la conoscevate. Come sempre, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per raggiungere la nostra community di Freaks. E con questo vi dico al prossimo video. Chiudete bene le porte e fate attenzione al vostro entourage. Tra di loro potrebbe in effetti nascondersi il vostro futuro assassino. Buona vita!